Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima! Video oggi per... ci vedete spatte, perdonateci, sappiate è stato un periodo... difficile. Intenso. Esatto. Ma siamo qui, volevamo essere qui anche poco truccate, abbastanza spatte, per girarvi il video sulla The Boostabox. The Boostabox di novembre. Sì. È chiusa, chiusa, abbiamo le forbicine, quindi ora andiamo a spacchettare. Esatto. Apriamo. Oh. Proprio stavolta non ha neanche tolto lo scotch prima. Proprio da brutta persona. Da tristezza infinita. Scavicchi. Scavicchiamo. Togliamo come sempre gli spoiler. Spoiler alert. E ora? Chi va per prima? Vai. Vado io? Io ho già visto il prodotto. Prendo il primo che capita sopra. Insieme alle carte. E da-da! Casa della Piada, buona, buonissima, grano duro. Wow. Questa non l'apriremo per assaggiarla perché sono buone. Vai. Io ho visto un'altra cosa, quindi prendo questa. No, io non l'ho vista. Perché è grossona. È grossona. Vai. I palesini. Noi qua abbiamo il pubblico in realtà. Sì, che doveva stare un attimo in silenzio. Esatto. Non li assaggiamo, sappiamo tutti come sono i pavesotti. Vai, adesso vado io, vado in qua, dove c'è la carta che è chiusa. Che cos'è? Da-da! Lipton. Alla zero pesca. Zero pesca, non c'è pesca, c'è solo zero zuccheri, 100% gusto pesca. Vogliamo assaggiare? La pesca? Sì, assaggiamo la pesca. Dai, assaggiamo la pesca. Vai. Click, clock. Vado alla brutta, alla grezza. Sì, andiamo alla grezza. Ho le cannucce di lama. Non le sto andando a prendere. Non male, dai. Sa un po' di surrogato. Quindi, Annie. Vuoi poggiarlo da parte in modo tale che non... Poggio qua, casomai. Che non combiniamo danni. Esatto, facciamo danni. Vai. Io prendo... No, ma è gigante, ma è Max, Milka Oreo, magari no, la faccio vedere, Milka Oreo, buona, questa sì, dai assaggiamo, vuoi non assaggiare la cioccolata? No, questa si apre, la cioccolata si assaggia, se ce la faccio, aspettate, la soddisfazione del rumore di aprire i cioccolati. Sì, poi c'ha quelle belle tavolozze. Quelle soddisfazioni. In stile Willy Wonka. Willy Wonka con la carta anche dorata. Cioè, cioccolatino, stacchettino. È buonissimo. Buono. È da comprare anche quella Max, è buonissima. È probabile che voi sentiate anche le nostre masticazioni adesso perché abbiamo fatto un investimento aggiuntivo per il Black Friday, abbiamo i lavalier, mi sento professional. No, ormai c'è una bustina cioccolata extra bianca, antica cioccolateria Araclea, cioccolata in tazza, ma buona, solo che non possiamo assaggiarla perché è bianca. Buona, adesso che poi c'è questo bel freddino. Ah, ti frego stavolta. Quanto è grande. Stai prendendo quella padrona. È gigante, cioè, è gigante. Spumante. A spumante. La bottiglia è quella... Greenbergen, Double Amber. Quindi cos'è? Cos'è?
Double Amber, mi verrebbe da dire una birra doppia ambrata. Birra! Figa! Birra d'abbazia, ma è, cioè, ma è bellissima, è una bottiglia birra di spumante. Sì, da spumante, bellissima, ma fantastica. Mamma mia! Ma non sapevo neanche che esistessero io. No, neanche io. Beh, insomma. Però c'è un'altra cosa in pluribollata. Oddio, è grande, solo che, scusate, devo guardare prima di far danni. Oh. Ho già letto. Posso buttare a terra? Sì. Farina di grano tenero tipo 00, ideale per pasta fresca, buona. Cioè utile, buona nel senso utile. Ma non l'assaggiamo, come la birra non l'assaggiamo. Qua tocco subito una cosa. Il pane piumino senza crosta, ma è l'edizione natalizia, non so se riuscite a vedere che ci sono tutti. Ma se fanno la pubblicità di questo? I bambini, c'è la renna, c'è Rudolf qua di fianco, troppo carino. Carino, bellissimo. Non lo assaggiamo. Allora, c'è un'altra cosa, la finosa. Ma la versione del limone. Limone, iced tea, zero zucchero, però questo lo passiamo perché abbiamo adesso aperto quello alla pescola. Ma comunque, poi, pesca limone, dai. Faccio danno. Armando, il più grosso, lo spaghetto trafilato al bronzo. Fa vedere? Con buono. Con Alessandro Borghese in copertina. Sarà buono lo spaghetto. Sì. Lo spaghetto grosso. A me non sta antipatico Alessandro Borghese, no, anzi no. Mi garba anche come personaggio televisivo. Sarà buono lo spaghetto grosso. Sì. Cioè, io guardo sempre, guardo molto spesso Quattro Ristoranti. Piccola. Che cos'è? Chupa Chups Days, tu non potrai mai assaggiarla perché c'è il riso soffiato e le nocci. No dai, ma che cattiveria, adesso non so, un pezzettino poco. Dai, poco poco, tanto apri, sì, faccio danno. Tanto sta arrivando per me il periodo dove mi imbottisco di antistaminico per mangiare un po' di frutta secca, sappiatelo, perché non mi causa crisi asmatica, ecco. Sì, soffro di crisi asmatiche, ma non da noccioline, fortunatamente. Io vado e ti faccio la faccia differente, così non vedi. Sì, non ci credo. Un po' molto dolce. Nella mia testa avevo l'idea del Reese's. Che quelli sono belli nocciolinosi. Questo invece è un po' lofio. Il chiamante della nocciolina pallofio. Un po' meno meno gustoso a livello di pasta di nocciolina rispetto al Reese's, cioè è una imitazione mal riuscita, secondo me, ecco, detta. Però è un buon prodotto, è un eh, buon prodotto. Ah, tocca a te. Cos'è? Uguale quella della cioccolata in tazza, ma cioccolata fondente 39% cacao. Sta top il fondentola, top. Ricola. Beh, sono utilissime in questo periodo d'inverno. Mi piacciono molto le ricola per l'inverno. Quella balsamo di pino, quindi anche buona, deve essere bella frescolosa. Salvia, altea, achillea, malva e menta. Bel mix. Vediamo se è rimasto. Ah sì sì, ci sono due prodotti. Ne due, sono ben due. Uno è uff, cos'è? Crunchy Choco Dark. Porca Chupa Chips. Andiamo a assaggiare un sacco di cioccolata. No, prende solo cioccolata, l'ho assaggiato. Dopo i picchi hanno anche il tè senza zuccheri. Perché così, così fa meno male il tè senza zuccheri. E la cioccolata, beh, il cioccolato, insomma. Ah, ok. Vai, vai, tanto noi siamo su. Questo è buono, delizioso. Poi arriva bello l'amarognolo del cioccolato fondente dopo. A chi non piace il fondente qua si sente. A chi piace il fondente, quindi c'è un altro prodotto. Li ho tassati prima qua in fondo di vetro. Sa cos'è? Pepe bianco e salvia, questi mix sono top. Sì,
concordo, ne ho capito anche un altro in una vecchia degustabox. Sì, c'è quello che è diventata la mia spezia preferita, che appena finisco la compro, limone. Che è limone pepe rosa, è una roba, io la uso ovunque praticamente, nelle frittate, ovunque. Quindi anche questo secondo me deve essere buono, pepe bianco e salvia. Bene, abbiamo finito già. Vediamo quanto valevano i prodotti. Qua sotto prendiamo le nostre cartoline. Vabbè, queste tanto sono offerte. Ci sai? Allora, cellulare alla mano. Allora, della tavolozza, sto vedendo adesso Rio, ce n'erano due opzioni. Ah. Una è quello Rio e l'altra. L'altra sembra tipo con le noccioline. Una roba del, forse noccioline e caramello, una roba del genere sembra dalla figura, però è piccolina e faccio fatica. No, non lo dice. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Vediamo altri prodotti. Ah, è anche della cioccolata. Ci sono quattro varianti. Una è la cioccolata bianca, una era la cioccolata, direi, al latte, e l'altra quella tipo fondente. Latte e granella di nocciola, erano quattro varianti, si trovano in commercio. E ultimo prodotto, che vedo che se ne potevano trovare due, che li hanno proprio segnati bene, sono o il mix per gin tonic, che c'era già capitato secondo me, sì, oppure il pepe bianco e salvia, sono due, con anche due prezzi differenti. Ok, quindi allora facciamo i prezzi di questa degustabox. Allora, Milka 2,69. 2,69. Ricola 2. Sì. Birra 3,89. Sì. Naldoni, che è la farina, 0,91. Non costa neanche tanto. Qua c'è il pack. Cioè, nel senso, la confezione da 5, c'è scritto qua sotto, costa 3,89 e ce ne sono 5 bustine, quindi sono circa 70... 1,40 dai di queste, no, due. No, centesimi. Ah, 1,40 per tutte e due. Allora abbiamo fatto lo stesso calcolo. Sì, 1,4, facciamo un'approssimazione. Poi Lipton, entrambi i prodotti in ogni box è 2 euro l'uno, quindi 4 euro. La pasta Armando 1,39 euro, i pavesini 1,88 euro. Il pan piumino 1,99. Ecco, qua c'è la differenza, perché quello che hai trovato tu è 3,29. Oppure chi trova il mix per gin tonic è 1,99, quindi sono diverse. Casa della Piada 1,99. Il cioco, quello con le noccioline, 1 euro. E il wafer 0,50. Per un totale di 26,93 euro. Buono. Sì, la differenza sta soprattutto in quello che cambia un po'. Quindi, però, a me continuano a piacere le box. È un abbonamento che continuo a rinnovare, non ti devo dire... Sì, anche perché trovi un sacco di cose sfiziosette, che provi anche, che scopri. Tipo, ci sono delle barrette della Naturvalle di una vecchia degustabox che io, sì, poi quando trovo in S lunga in offerta, perché le trovo solo lì, continuo a comprarle perché le amo follemente, quelle al miele. Quindi? Sì. Felice? Felice. 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 Bene. Bene. Con questo è tutto. Vi ringraziamo. Vi ringraziamo. Non l'abbiamo detto, sono un po' di video che non lo diciamo. Sì. Se volete iscrivervi ad Instagram, vi teniamo aggiornati sulle varie offerte. Esatto, poi diventeremo anche, promettiamo, più attive, ma abbiamo avuto, come vi dicevo, un periodo molto intenso. Infatti, oggi abbiamo in realtà ripreso a registrare proprio, sì, come si deve, perché alcuni video, se ci avete visto vestiti uguali, ci eravamo messe un po' avanti perché sapevamo che avremmo passato questo periodo intenso. E niente, detto tutto ciò, se vi va di iscrivervi al canale, noi, gioia nel cuore immenso. Attivate la campanella, come faccio sempre, attivate la campanella per rimanere aggiornati, e pollice in su se il video vi è piaciuto e un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente, mi sono pure dimenticata, ma noi così, effetti speciali, esatto.
Noi vi mandiamo un grandissimissimo bacio, ringraziamo tutti i vecchi e nuovi iscritti che non l'abbiamo detto, grazie veramente tantissimo. E speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao!